romano appunto del Manfredonia, che ci prova dal limite il suo tiro debole centrale, viene intercettato dall'estremo difensore del Cassino Gigi Mennella. Al 26esimo è ancora il Manfredonia a rendersi pericoloso con questo tiro di cerchia che termina di poco alto. Al 28esimo il Cassino vicino al gol con Morello che spalle alla porta fa partire questa bordata, ma nulla di fatto. Si passa nel secondo tempo. 13esimo del secondo tempo, punizione per il Cassino, palla dentro per la testa di Morello, ma fa buona guardia il portiere del Manfredonia. Al 33esimo si supera il grande Gigi Mennella su questo tiro di Arrigò. Al 36esimo punizione di Mauro Bianchi, batte con il sinistro, palla in aria, Vianello impegna seriamente Pelagotti. Partita difficilissima, merito del Manfredonia che ha saputo chiudere benissimo gli spazi, non ci ha permesso di sovrapporci. Primo tempo eravamo quasi bloccati, abbiamo fatto una discesa con i terzini solamente con Martinelli a destra, ci venivano a pressare alti e quindi eravamo sempre sistematicamente costretti a questi lanci lunghi che loro hanno, Stonossa e Parisi che di testa vanno benissimo. Sappiamo che abbiamo perso una grossa occasione, lo so io, sanno pure i ragazzi, però fino all'ultimo noi dobbiamo chiaramente tentare di fare più punti possibili. Noi dobbiamo tentare fino all'ultima di dare un senso al nostro campionato, questo ha detto l'amico Enzo Patania, quindi voglio dire, per il Cosenza non sarà una passeggiata domenica, nel senso che il Cassino verrà a fare la sua onesta partita, come giusto che sia, insomma. Sì, no, vai Massimo. Veniamo che viene da quattro pareggi consecutivi. Visto che Patania non perde da una vita. 11 risultati utili consecutivi. Bravo, 11, bravo, 12, bravo. Risultati 11 risultati utili consecutivi. Ma Enzo è un allenatore che è molto ordinato, nel senso che predilige molto la 12 risultati utili consecutivi. Predilige molto la tattica e la tecnica, nel senso che intanto ha un 4-4-2 molto, molto lineare, molto ordinato. Lui studia molto bene le palle inattive, infatti se avete notato lui sulle punizioni è stato molto pericoloso. Per il resto nella zona manovrata probabilmente troverà un Cosenza che non gli darà molti spazi a disposizione, quindi ritengo che sarà, bisogna vedere come la interpreterà, perché ci sarà un dato emotivo, un lato sportivo, diventa molto difficile contro una squadra che avrà una pressione, verrà portato praticamente dai suoi 15-18.000 dai 15.000 oltre del San Vito, che sicuramente daranno quell'input, la spingeranno in rete, daranno quell'input in più per ottenere quei tre punti che dovrebbero dare sulla carta la matematica certezza della promozione in prima divisione. E sicuramente ci sarà. Pino Canonaca, allora domenica avremo, ieri abbiamo lasciato Gigi De Rossi, domenica troveremo Enzo Patania, il team manager che salutiamo è Eugenio Caligiuri, grande amico, grande team manager del Cosenza della Serie B, troveremo niente poco di meno che nello staff tecnico Maurizio Guido, che è stato con Zaccheroni a lavorare per tanti anni prima della Cosenza. Vogliamo dire qualcosina su questa gente, su questi amici? Sì, sono amici. No, Giuliano, anche, poi anche tu. È anche brutto trovarli in questa partita, però sai, questa è una partita che Cosenza aspetta da anni, sono 7 anni che aspettiamo questa partita, finalmente è arrivata. Gli amici si metteranno da parte. Sì. Alla fine saranno contenti anche loro. Non vogliono, perché figuriamoci se un Caligiuri non sarà contento. Possiamo approntare il terzo tempo, che non è stato mai fatto a Cosenza. Interessante. Può essere interessante. Appunto. Festeggiamo tutti insieme. Festeggeremo tutti insieme. Allora, Alfredo Giuliano, hai sentito che tutte cose ti ho detto? Caligiuri l'ho incontrato spesso, anzi ero andato, siamo stati insieme quando era team manager a Salerno, per cui da cosentino. Mi recavo spesso, anzi a garantirlo pure sulla bontà del suo lavoro, poi non fu riconfermato l'anno successivo, ma ritengo che Enzo Patania abbia dei collaboratori validissimi. Valide, sì, è vero. Guido lo conosco da quando giocava negli allievi come portiere, quindi puoi pensare, verranno qui certamente per fare bella figura. Enzo ha sempre, pur essendo una persona serena, non rinuncia mai ai grandi obiettivi, gliene può fregar di meno della partita pareggiata in casa, la settimana scorsa. Ma il punto a Cosenza, la sorpresa può tentarla e la tenterà senz'altro, un uomo tenace, queste persone non rinunciano mai al massimo obiettivo, sapendo che per lui sarebbe anche un obiettivo di grande successo, visto anche la caratura del personaggio, ma
ci sarà poco da sperare, perché penso che il Cassino soccomberà nella prima mezz'ora di gioco. Sentiamo Sonia Gargiulo a chiudere, perché siamo in chiusura. Io credo che questa è la partita appunto di tutti, nel senso che sono anni che l'aspettiamo, le motivazioni del Cosenza sono troppo più importanti, sulla serietà di questi signori che vengono qui a giocare la partita nessuno mette conto, però sicuramente le motivazioni, la presenza delle persone, il fatto che una città intera aspetti appunto... Parliamo di questo entusiasmo nei minuti finali, 18.000 a San Vito assolutamente, domenica. Assolutamente, non ci deve essere partita per quando ci riusciamo. Anche i nostri amici saranno contenti di perdere. Come no, certo. su questo non c'è dubbio. Allora... Ma il Cassino poi ha ottenuto il massimo, insomma, con l'organico doveva che aveva Enzo, chiaramente già ha tirato i remi in barca, insomma, ha ottenuto il massimo da una squadra provinciale che... Tu l'hai detto, l'hai rimarcato Enzo Patania la settimana scorsa. Con un altro allenatore sarebbe stata nei bassi fondi della classifica. E allora l'invito è quello di ovviamente munirsi del biglietto per tempo a Cosenza Store, poi ci sono gli altri punti che sono Eurobet a Rende, i punti vendita, e poi c'è anche in prima fila in via Alimena a Cosenza, oltre a Cosenza Store. Abbiamo letto già che da domani poi c'è l'orario continuato anche nella giornata di sabato. E allora è tutto per questa sera, per questo 20 lunedì 20 aprile 2009. Abbiamo parlato di tantissimi argomenti, abbiamo iniziato col discorso medico e siamo arrivati fino al Cassino di Enzo Patania. Io ringrazio gli amici di questa serata, esattamente il nostro nuovo compagno di viaggio e d'avventura, lui non gli piace ma io continuerò sempre a dirlo, Alfredo Giuliano col suo tocco di troppo qualità. Troppo vecchio per essere nuovo. Grazie Alfredo Giuliano, grazie al grazie dottor Pino Canonaco. Io volevo dire, avevo promesso che sarei venuto quest'anno dopo, alla fine quasi. È vero, volta dici che l'anno scorso è venuto alla fine dopo aver vinto. Quest'anno io spero di vederci anche l'anno prossimo. Benissimo, grazie a Pino Canonaco che è responsabile dello staff medico del Cosenza Calcio 1914, grazie alla collega Sonia Gargiulo alla sua performance questa sera, e grazie al nostro uomo dei numeri, che Massimo è l'uomo dei numeri, Massimo Mitiglieri del giornale di Sicilia. Mi hai coniato questo tema. Vedi, non te l'ho appiccicato più, guarda. Comunque, al di là della battuta che abbiamo fatto prima, al di là della battuta dei 74 eccetera, speriamo che ce ne siano tantissimi inviati di giornali nazionali, colleghi, perché significa che la squadra andrà sempre più in alto e sempre più in avanti. Saremo il piccolo Real Madrid o il piccolo Barcellona. Sì. È tutto per questa sera, noi ci rivedremo lunedì prossimo 27 di aprile per commentare insieme questo rientro del Cosenza in prima divisione. Grazie da parte di Franco Saghetti, è tutto, restate con noi, buonanotte.